passione l'hai coltivata da solo o no, hai avuto... No, difatti sono nata autodidatta, ecco, anche perché, come dicevo, a scuola sono nata così e qualcuno mi ha dato le mani per fare queste cose qua. E man mano, essendo appassionata di queste cose, ho portato avanti questo discorso qua. Andando a scuola, diciamo, con dei pittori famosi a Rovereto, sì, sono poco conosciuti perché veramente adesso ultimamente sono poco conosciuti, ma sono stati gente l'anima di Rovereto, che era Ernesto Armani e Coeli. Poi abbiamo fondato, io ero un giovane, avevo 16-17 anni, abbiamo fondato il GRAF, il gruppo Roveretano Figurative, qui c'era dentro tutti i più grossi pittori roveretani, dal Sossassa, di Sintagna, e da lì ho imparato tante cose, insomma, l'esperienza è... Certo. E piano piano ho cominciato a fare delle cose particolari, facevo degli oli, ho cominciato con l'olio perché era una cosa un pochettino più facile e mi diceva sempre che era una cosa un pochettino troppo fotografica perché facevo scorci di Rovereto e cose varie. Poi ho cominciato l'acquarello, frequentando Armani, che era molto difficile, una cosa particolare. Poi piano piano ho cominciato a fare delle cose un po' particolari, quindi ho inventato questa tecnica qua, che è una tecnica un po' particolare, una tecnica a sfregamento, in poche parole. Passione di una vita coltivata con grandi maestri ti ha portato a dei risultati notevoli, perché ormai ho seguito il tuo lavoro in più mostre. Abbiamo fatto una società diciamo, un'associazione diciamo, denominata GRAF, Gruppo Roveretano Arti Figurative. In poche parole, in questa associazione c'erano dentro i più grossi pittori di Rovereto. E io avevo 16 anni, 17 anni e da lì ho imparato un po' tutte le tecniche, dall'olio anche lì, dall'olio un po' tutte le cose, no? E ho estrapolato, diciamo, ecco, come fanno i lavoratori quando vanno al lavoro. Però ho cercato di uscire da un solito canone di pittura a olio, pittura acquarella, per cercare di fare qualcosa di mio. E ho trovato, con questo sistema che sto facendo adesso, sono delle pitture fatte solo con le mani. In poche parole, è una tecnica che usavano gli impressionisti a suo tempo, però non a sfregamento, soltanto adoperando il colore. Io lo adopero invece con le mani, con le dita, uso le mani proprio perché la mano penso che sia la cosa migliore per arrivare a questo lavoro. Mi hanno chiesto di fare qualcosa di particolare su questa casa, che è del 1750 mi sembra, e ho fatto una cosa un po' particolare, è Campo Silvano, e nasce così la parola campo, Silvano vuol dire campo pieno di fiori, quindi ho fatto un disegno mettendoci dentro qualcosa di particolare, è un'emozione anche questa, in poche parole se vedete quel cavallo che sarebbe Pegaso in poche parole, no? Che viene giù dal cielo e si abbandona su questa erba, su questi fiori, in poche parole ho la coda lunga diciamo che forma un occhio, che sembra l'occhio spirituale di sopra. E fanno da specchio le montagne in poche parole e si vede il naso anche un pochettino che costeggia. Ecco, quello era lo scopo per fare quindi è stata un'emozione anche farlo perché non avevo mai fatto queste cose qua, però me le sentivo. E devo dire che come c'è la sinergia all'interno tra la pittura e il lavoro in legno, c'è anche qui con questa frase di Maurizio. Questa qua è una frase di un amico carissimo che è venuto a mancare ultimamente. Ecco, anime si sciolgono, i pensieri di finita dolcezza. C'è dentro tutto e penso che l'emozione sia anche quella lì. Ecco.